www.redigio.it e la storia continua. Una leggenda milanese, Guglielmina Boema. Diceva di chiamarsi Guglielmina e di essere la figlia del re Premislao di Boemia e di sua moglie Costanza. Era arrivata a Milano da chissà quali contrade verso il 1270 con un figlio che subito le morì e non troppe ricchezze. Aveva preso in affitto una casa in Bregonia, la parte occidentale e Porta Tosa. Aveva poi traslocato a Porta Nuova e poi ancora in via San Pietro dell'Orto. Per la sua bellezza e il suo carattere mite, la misteriosa straniera era stata subito adottata dai milanesi. Per loro era Guglielmina Boema e su di lei cominciarono subito a fiorire le più curiose dicerie. Guglielmina, si sussurrava, era stata una monaca costretta a fuggire dal suo paese e dal convento per un peccato d'amore. Nessuno sapeva niente di preciso, tranne che al presente la giovane figlia del re Premislao era considerata tutto a tutti una benefattrice. Distribuiva i suoi pochi averi a chi ne aveva bisogno ed era sempre pronta a dare un aiuto a chi glielo chiedeva. Anche i frati dell'abbazia di Chiaravalle e le suore umiliate di Santa Caterina in Brera la tenevano in grande considerazione. Nel giro di pochi anni la fama di Guglielmina Boema era cresciuta al punto che la donna era quasi considerata una santa. Ogni giorno decine di ammalati facevano la fila per parlarle, per vederla, per toccarla, ma sperando in una guarigione miracolosa. Anche l'Inquisizione aveva dovuto occuparsi della giovane straniera. Per ben due volte Guglielmina fu processata per eresia, ma senza che ne fosse mai provata la colpevolezza. Non era certo colpa sua, infatti, se i milanesi si erano messi in testa che lei era una santa. A procurargli guai con il santo ufficio, probabilmente erano anche state le dicerie diffuse da un ricco mercante che era divenuto un suo intimo amico, Andrea Saramita. Costui, infatti, proclamava che Guglielmina altro non era che l'incarnazione dello Spirito Santo, come Gesù Cristo era stato l'incarnazione del Figlio di Dio. Non solo. Secondo il mercante, un certo angelo Raffaele aveva annunciato alla madre di Guglielmina, Costanza, quando sarebbe avvenuto, proprio come era successo con la Vergine e l'Arcangelo Gabriele. Ma inutilmente Guglielmina aveva cercato di stroncare simili chiacchiere. Quale talone leggendario le rimase appiccicato addosso per tutta la vita, mentre la sua fama di santa cresceva e il suo numero sempre maggiore di popolani, monaci e nobili si avvicinava a lei per aiutarla nelle sue opere di carità. Circa 10 anni dopo il suo arrivo a Milano, Guglielmina morì in odore di santità. Il suo corpo, come la stessa aveva chiesto, fu sepolto con la solenne cerimonia nel cimitero dell'abbazia di Chiaravalle. Numerosi frati si fecero sostenitori e propagatori del suo culto e i suoi fedeli si moltiplicavano a vista d'occhio. Non passava giorno che sulla sua tomba avvenisse qualche straordinaria, miracolosa guarigione. A Milano, intorno a Andrea Saramita e ad una delle sue monache seguaci di Guglielmina, mai Freda, si raccolse un gruppo sempre più folto di fedeli. E il crescente
fervore religioso dei concittadini, costrinse il mercante e la monaca a dare una regola a tutti i suoi seguaci di Guglielmina, chiamati appunto Guglielmiti, sotto forma di un vero e proprio Vangelo destinato a sostituire quello della Chiesa ufficiale. Andrea Saramita, che si era appioppato il titolo di teologo del movimento guglielmita, diffondeva ancora la stessa leggenda già smentita dall'interessata. Guglielmina era l'incarnazione dello Spirito Santo e Maifreda la vicaria da lei posta a capo della nuova Chiesa. Il Papa avrebbe dovuto sparire, cedendo ogni potere a Maifreda, quale papessa. Anche i Vangeli dovevano essere aboliti e sostituiti da altri quattro scritti dall'ex mercante milanese e via di questo passo. L'avventura mitica di Maifreda, di Andrea Saramita, comunque durò molto poco. Mentre i due già celebravano messe alternative da loro studiata e composta, a Milano cominciavano a girare preoccupanti voci. Alle cerimonie religiose dei Guglielmiti, si diceva, i fedeli compivano ogni sorta di atti osceni, si toccavano, si congiungevano. Lo scandalo esplose quando un tal Corrado Coppa decise di denunciare ogni cosa al signore di Milano, Matteo Visconti, il quale, anche se cugino di Maifreda, non poté evitare il ricorso all'Inquisizione. Il processo durò parecchi anni e coinvolse decine di cittadini, anche in quelli in buona fede. Quando si concluse, nel dicembre del 1300, la maggior parte dei guglielmiti se la cavò con poco. Severe invece, come ben si può immaginare, le pene per il Saramita e per la Maifreda, entrambi condannati al rogo per eresia, e furono bruciati pochi mesi dopo sulla pubblica piazza. E Guglielmo Boema? L'Inquisizione non risparmiò neppure lei, anzi, riuscì finalmente a dimostrare quanto non aveva potuto quando la donna era ancora in vita. Condannata per eresia, Guglielmina fu mandata al rogo, o meglio, sul rogo ci finirono i suoi resti appositamente dissepolti. Pochi anni dopo, già nessuno si ricordava più di Santa Guglielmina. www.redigio.it e la storia continua.